Bene ragazzi, partiamo subito a bomba la sezione news con la prima novità. Finalmente, dopo tanti rumors e tante indiscrezioni, il primo smartphone del nuovo sub-brand di Vivo, IQ, è realtà. È stato presentato proprio ieri il primo smartphone, in questo caso gaming phone, top assoluto per quanto riguarda l'hardware, perché monterà l'ultimissimo gioiellino di casa Qualcomm, lo Snapdragon 855, fiorello occhiello di Qualcomm in questo momento, processo produttivo a 7 nanometri che tradotto significa una alta efficienza energetica di questo processore. Se pensiamo che verrà abbinato a una batteria da 4000 mAh, possiamo essere più che curiosi, anzi possiamo dire che non vediamo l'ora di provare questo smartphone. Esteticamente anche molto carino, anche se non si discosta molto dall'ultimo Vivo X23, se non sbaglio, tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel, sensore principale Sony, addirittura 6, 8, 12 giga di RAM come taglio. Il taglio di memoria invece non so se è espandibile, ma comunque 128 giga, 256 giga, quindi c'è tutto lo spazio del mondo per poter caricare i migliori giochi da poter provare, visto che questo smartphone è pensato proprio al gaming. Io vi dico la verità, non vedo l'ora di provarlo. Il multistore del Zaza ce lo manderà il prima possibile. Voi rimanete collegati perché appena avremo qualche novità ve lo faremo sapere.